Sicuramente alcuni temi, per esempio il sociale, l'ambientale, non abbiamo toccato, noi abbiamo cercato di toccare i temi più vicini al mondo delle imprese, quelli che conosciamo meglio come sono. Dal nostro punto di vista siamo di fronte a un'occasione unica del territorio. Il territorio la potrà cogliere solo nel vero spirito ambrosiano se saprà coniugare questa visione, diciamo, sviluppata con la capacità di fare squadra. Tenendo conto che il bene comune è il bene dei cittadini e delle imprese. Sesto San Giovanni, a Villa Torretta nasce Agenda 2030 del Nord Milano, il progetto di partnership pubblico-privato che sotto il patrocinio di Assolombarda coinvolge imprese della zona e 7 comuni. I comuni sono quelli che da decenni collaborano sullo stesso terreno per promuovere la competitività e l'attrattiva del territorio: Paderno, Cinisello, Sesto, Cologno Monzese, Cusano, Cormano e Bresso. In questo caso però si tratta storicamente di provare a riorientare lo sviluppo economico locale dopo la crisi che ha falcidiato centinaia di piccole e medie imprese della zona. La popolazione è aumentata sul pianeta in meno di 250 anni, è aumentata da 750 milioni a 7 miliardi e mezzo. La stragrande maggioranza, circa il 60% della popolazione, vive nelle grosse città. Ieri leggevo sui giornali che l'Europa sta diventando verde, inteso proprio verde, non green di approccio, ma verde come foresta. E guardavo con estremo piacere, poi sono andato a leggere l'articolo, sta diventando verde perché tutti l'abbandonano le campagne e quindi si trasferiscono in città. Questo non è un segnale positivo, non è sostenibile, non sarà più sostenibile. Gianluca Bogani, vice sindaco di Paderno Dugnano, si rilancia questo patto che ha una storia alle spalle, perché i 7 comuni ovviamente hanno una loro storia di collaborazione ben consolidata. Sì, il Nord Milano ha una storia ben consolidata, una realtà tutta sua che questo patto vuole confermare e vuole portare avanti. Per la prima volta questo patto lo stringiamo con Assolombarda, una realtà molto importante delle nostre città, perché rappresenta il mondo del lavoro, il mondo dell'impresa. E quindi collaborare e trovare una sinergia tra mondo dell'impresa e le istituzioni la riteniamo una priorità per tutti i nostri comuni. Franco Sacchi, direttore del PIM, il suo intervento è stato molto di profilo, di improfilazione di questo territorio che collabora da anni e adesso si trova ad affrontare una scommessa decisiva per il rilancio. Sì, sicuramente. L'esito del nostro lavoro ci restituisce un quadro territoriale dove sono presenti criticità, anche in qualche caso molto forti, però anche opportunità, e quindi forse si sta aprendo una fase nuova in cui Milano, il Nord Milano, insieme possono giocarsela. Ecco, ha detto la partita non è scontata. C'è una possibilità che l'Interland, soprattutto l'Interland Nord, quindi ex operaista, ex industriale, post-industriale, possa giocare un ruolo importante. Su che basi lei dice questa cosa? Cioè, quali sono gli assi nella manica di questo territorio? Ma le esperienze anche che derivano dai casi esteri ci dicono che i percorsi di rilancio dello sviluppo dei territori non sono segnati in partenza, nel senso che non è detto che il centro vinca verso la periferia sempre, non è detto che alcuni settori siano vincenti rispetto ad altri. Tra i tanti che affollavano la sala congressi della Villa Sestese per la firma del patto, anche il sottosegretario del Movimento 5 Stelle Stefano Buffagni, che tra l'altro è originario della zona. Tra le linee portanti dell'agenda del Nord Milano ci sono 12 proposte progettuali legate all'istituzione di un tavolo permanente per l'innovazione, per promuovere le eccellenze del territorio e sviluppare sinergie tra i soggetti coinvolti. Sindaco Rocchi, Cologno Monzese, quali sono le aspettative di questo rilancio, di questa partnership? Allora, il rilancio è importante perché il nostro territorio sta vivendo adesso un momento di interesse e di attenzione anche in relazione allo sviluppo di Milano e città metropolitana. L'obiettivo che ci siamo posti come sindaci è quello di un rilancio vero del territorio e l'opportunità di far rete, e tramite anche
i ricercatori questo obiettivo ce lo stiamo ponendo e ci stiamo senz'altro arrivando. Entrando più nello specifico, sicuramente voi avete avuto una caratterizzazione, diciamo, di alcune aree che possono rientrare in questo progetto, in questa partnership. C'è qualcosa sul territorio di Cologno che le interesserebbe caratterizzare con questa collaborazione a sette? Sì, allora noi abbiamo due o tre aree strategiche che sono, diciamo, l'ex area Toriani che fu oggetto di riqualificazioni poi dopo non andate a buon fine, poi l'area che c'è al confine tra nord, tra Cologno, Cernusco e Brugherio, che sono aree che vanno sviluppate e senz'altro possono essere messe al centro dell'attenzione. Tra l'altro io faccio parte anche del gruppo nel consiglio di amministrazione del PIM e grazie anche al PIM il lavoro che stiamo facendo è di cercare di capire come indirizzare lo sviluppo su quelle aree. Buffagni, questo territorio da Bressese, naturalmente sono collaborazioni tra sette comuni che risalgono a quando eravamo tutti ragazzini e adesso si rilancia in questa maniera. Quali le prospettive? Le prospettive sono di lavorare affinché i cantieri partano, affinché le opere si possano realizzare, affinché le sinergie si possano creare, superando le divisioni politiche e, diciamo, localistiche e puntando all'interesse nazionale e territoriale. Qualcuno nei primi interventi ha parlato di un certo rilancio di queste zone per quanto riguarda proprio il fatto che non è detto che la metropoli domini sull'Interland e questo Interland qua ha dato in passato prova di caratterizzarsi dal punto di vista imprenditoriale. Qual è la speranza? Innanzitutto io vorrei evitare le contrapposizioni, come ho detto prima. Poi è chiaro che io sono di questo territorio, se sono eletto lo devo appunto a una differenziazione tra la metropoli e questo territorio. Dopodiché però credo che sia necessario in questo momento che ciascuno valorizzi le proprie peculiarità e si punti al benessere dei cittadini.